Ciao a tutti e bentornati su MTV. Gennaio è appena iniziato, il che vuol dire che dicembre è appena finito e quindi è arrivato il momento di parlarvi dei miei preferiti del mese di dicembre. In generale dicembre è stato un mese bellissimo perché chi mi conosce sa che l'atmosfera natalizia è una delle mie preferite in assoluto. Adoro vagare per il centro della mia città con una cioccolata calda in mano, fare gli acquisti di Natale, con la città tutta piena di luci, di decorazioni natalizie. Per quanto riguarda l'abbigliamento, i preferiti del mese sono stati la maglietta che sto indossando anche adesso, che è una maglietta molto elegante appunto nel mese di dicembre, che è stato pieno di feste, di eventi formali, insomma, ho utilizzato molto spesso. E invece per quanto riguarda l'ambito più sportivo, un altro mio preferito è stato questa maglia, che è una maglia termica. Chi mi conosce sa che una delle mie attività fisiche preferite è andare a correre quando mi è possibile. Il problema è che non avendo un abbigliamento adatto per andare a correre anche nei mesi invernali, di solito lo facevo solamente in estate fino all'autunno e poi riprendevo in primavera. Per fortuna però il mio ragazzo mi ha passato questa maglia che a lui ormai stava piccola, invece per fortuna a me calza alla perfezione e questa permette appunto di svolgere attività sportiva anche con temperature fredde senza congelarsi o ammalarsi, e quindi la sto usando davvero tantissimo. Per quanto riguarda il cibo, in realtà non vi parlo veramente di cibo, ma vi parlo più che altro di bevande, perché essendo appunto i mesi invernali adoro bere una bevanda calda, rilassandomi, leggendo un libro, ascoltando musica. E le mie preferite sono state queste capsule che io uso per la mia macchinetta, ma volendo si possono comprare anche al bar o forse anche creare da soli, ma non so, non vorrei rischiare di fare strani miscugli non molto gradevoli. Ed è il mocha, che è una specie di insieme fra cioccolata calda e caffè, che io ho scoperto di recente, in realtà su consiglio di una mia compagna di classe. Oltre a prenderlo sempre dalle macchinette della mia scuola, ho comprato le capsule anche per la mia macchinetta e devo dire che davvero è una delle mie bevande preferite, perché amo la cioccolata calda, amo il caffè, quindi insieme non possono che essere fantastici. E come secondo, questo tè. Quando ero piccola il tè non piaceva per niente, ma ultimamente ho cominciato a essere un po' più avventurosa su questo aspetto e in particolare in questo mese ho scoperto, grazie a mia mamma, questo tè che è buonissimo, è diventato davvero la mia droga e si chiama Casablanca e gli ingredienti sono tè nero, datteri, uvetta, mandorle, fichi, vaniglia. È di una bontà incredibile, non è buonissimo, cioè io vorrei farvelo assaggiare attraverso la telecamera perché è veramente il tè più buono che abbia mai assaggiato. Per quanto riguarda la categoria di cose varie, il mio primo preferito è questo zainetto, che è di medio piccole dimensioni. Era da un sacco di tempo che cercavo uno zainetto di qualche colore neutro, mi andava bene sia nero che marroncino, beige, insomma, quello che ho trovato che preferivo è stato questo. Uno zainetto da poter utilizzare un po' come via di mezzo tra borsa e zaino, perché gli zaini quelli grandi non mi piacciono particolarmente da usare, li trovo molto scomodi, poi io ho dei problemi di schiena quindi mi danno anche proprio fastidio, e invece le borse mi piacciono tanto, però questo qui è molto pratico perché può contenere molti oggetti, è molto carino per poter vagare tutta la giornata in qualche città senza dover avere il fastidio di una borsa da portare sempre con sé, è molto pratico. E il mio secondo preferito non sarà una sorpresa per chi segue il mio canale di vlog. Non ci sono parole per descriverlo, quindi devo proprio farvelo vedere. Sì, mi rendo conto che fra poco più di un mese compio 18 anni. Però posso ancora permettermi di comprare peluche perché io mi sento giovane dentro al mio cuore. E perché in realtà sono ancora minorenne in teoria, quindi vale ancora, posso ancora farlo. Sì, ho comprato un Minion, The Steward, il mio Minion preferito. E lo cercavo da mesi e mesi, è imbarazzante dirvi da quanti mesi stavo cercando e quanto ero ossessionata da questo coso. E averlo trovato è stato davvero meraviglioso. Se vi interessa saperne un po' di più sulla storia di Steward, potete scoprirlo sul mio secondo canale, trovate il link sotto nell'info box. Per quanto riguarda la musica, che sapete che è parte abbastanza importante della mia vita, la mia prima canzone preferita del mese è Generazione Bo di Fedez. Questa canzone mi piace tantissimo perché, non lo so, mi mette un'allegria, una carica incredibile, mi fa sentire come se potessi conquistare il mondo. L'ascolto spesso nella doccia e ballo come una pazza e la canto a tutto volume. Insomma, mi piace veramente molto. Go, 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 go
La seconda canzone preferita del mese è Beautiful Disaster di sempre di Fedez feat. Mika. E la mia terza e ultima canzone preferita del mese è Powerful D, Major Lazer feat. Ellie Goulding e Tarrus Riley. Anche questa mi dà sempre molta carica, mi fa venire voglia di cantare, di ballare e mi piace tantissimo. Ed eccoci infine arrivati all'ultima categoria, che è quella dei momenti preferiti del mese. Come vi ho già detto, dicembre in generale è un mese pieno di avvenimenti, diciamo, anche solamente appunto per le feste che ci sono. Uno ha passato tutto il mese ad aspettare con ansia, a prepararsi per Natale, e io festeggio sia la vigilia di Natale con la mia parte della famiglia che è danese, sia il giorno di Natale con la mia parte della famiglia italiana. Quindi quei giorni ci sono davvero parecchie cose da fare. E poi ovviamente c'è Capodanno, anche quello momento molto emozionante, anche quello atteso con molto entusiasmo per tutto il mese. E poi soprattutto ci sono le vacanze di Natale, quindi niente scuola per un paio di settimane. E il periodo precedente, tra l'altro, invece è sempre quello più pieno di verifiche, pieno di interrogazioni, quindi uno arriva alla fine che è proprio morto praticamente. Però appunto per questo la gioia nel vedere che finalmente le vacanze che arrivano è immensa. Proprio per questo è stato un mese speciale, perché ho potuto passare molto tempo con la mia famiglia, molto tempo con i miei amici, con il mio ragazzo ha passato molti giorni in montagna ed è tuttora in montagna, quindi poco prima che partisse è stato speciale, perché abbiamo passato tipo credo 5 giorni di convivenza, proprio 24 ore su 24 insieme, abbiamo dormito insieme, abbiamo passato la giornata insieme, quindi quello è stato molto bello, anche se appunto dopo se n'è andato, quindi c'è stata la mancanza, perché dopo averlo visto senza sosta per 5 giorni sto sentendo ancora di più la sua mancanza. Poi è stato veramente bello perché mi ha fatto un po' di tutto, siamo andati al cinema, a cena fuori, a fare shopping, girare per la città, a mangiare le nostre crepe, che è la nostra tradizione, ed abbiamo passato semplicemente tantissimo tempo insieme. Poi gli ho preparato anche degli ottimi cupcakes, che è un'altra nostra piccola tradizione, e con le mie amiche, sia mia cugina Nicole, sia una delle mie migliori amiche Lucia, abbiamo girato molto in centro appunto per goderci questa atmosfera super natalizia che ci piace tanto. Abbiamo anche cucinato io e Lucia dei biscottini insieme ed è stato molto divertente, e in più erano molto molto buoni. E poi ai primi del mese sono andata in gita a Roma con la mia scuola ed è stato molto divertente, sia perché appunto la città è meravigliosa, l'avevo vista un paio di volte ma quando ero piccolina non me la ricordavo più. Mi ha davvero colpito la sua meraviglia, il fatto che davvero dietro ogni angolo ci sia un'opera d'arte. È una città veramente magica, molto più di quanto mi ricordassi. E poi ho potuto passare quei giorni in compagnia di alcune delle mie migliori amiche e stare in stanza con loro, quindi ovviamente è stato anche divertente. Altro momento preferito del mese è che ho raggiunto i 3000 iscritti, e per questo grazie, io grazie, 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 è stato veramente molto speciale. Li ho raggiunti proprio il 31 dicembre, è stato un regalo bellissimo, e quindi grazie a tutti voi, siamo davvero, davvero tantissimi in questa famiglia. Sì, non so che altro dire, se non grazie. Non è neanche tanto il numero per me che conta, ma vedere tutti i vostri commenti che aumentano sempre di più e tutti i vostri messaggi dolcissimi è qualcosa che mi scalda il cuore tantissimo, quindi è una gioia davvero immensa per me e per questo vi ringrazio. Prima di concludere il video ci tenevo a salutare un paio di ragazze che me l'hanno chiesto. Abbiate pazienza, voi che me lo state chiedendo, siete tantissime. E io cerco di salutarvi finché posso, ma mi rendo conto che prima o poi, se continuate a chiedermelo così in tante, non potrò più salutarvi. Quindi io per adesso vi saluto, cerco di salutare il più possibile di voi, però abbiate pazienza perché ci sono un sacco di persone che me l'hanno chiesto, e appunto spero di poterlo fare ancora più a lungo possibile. La prima ragazza che me l'ha chiesto è Alessia, quindi ciao Alessia, ti mando un bacione grande. La seconda è Najib, credo, spero che si pronunci così, quindi ciao, ti mando un bacione. E la terza e ultima ragazza è Francesca, quindi ciao Francesca, ti mando un bacione e un abbraccio grande. Niente, direi che questo è tutto. Fatemi sapere quali sono stati i vostri preferiti del mese di dicembre. Vi auguro un buon inizio di gennaio. Spero che avrete un mese e un anno fantastico. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata, e ciao al prossimo video. Sbam!